Sì. Meglio. Differente. È un parolone. Però insomma, quando giochi per l'Italia cerchi di tirare fuori tutto anche con qualche problema. E oggi l'ho fatto per i miei compagni in primis e poi ovviamente per quello che rappresentiamo, no? Siamo un'Olimpiade, quindi tutti quanti i 12 dobbiamo cercare di dare il nostro meglio in tutte le occasioni. Ma ancora male, sì? Purtroppo sì. Ancora male, però insomma ho tanta fiducia dello staff che c'è qui, lo staff medico, Davide Lama, fisioterapista, lo conosco da anni e ho una fiducia immensa nei suoi confronti, ma in tutto lo staff medico, quindi insieme a loro continuiamo a monitorare la situazione, cercando di tenerla il più tranquilla, tra virgolette, possibile e andiamo avanti. Quando avete deciso? Quando abbiamo deciso? Che avresti entrato in campo? Boh, non saprei. L'Italia però è diversa, è sembrata diversa, cioè che c'è qualcosa, un cambiamento, si è imbattuta. Ma sai, quando si vince è sempre poi bello fare l'analisi a fine partita, no? Rispetto a quando si perde, però penso che dobbiamo crescere un po', dovevamo crescere in battuta rispetto alle prime due partite contro il Canada e contro la Polonia. L'abbiamo battuto così bene, oggi abbiamo preso il nostro ritmo tutti quanti in battuta e sappiamo che può essere una nostra arma, e nelle altre due partite l'abbiamo usata così e così, quindi dobbiamo prendere ancora del ritmo su quella fase lì, perché poi nel resto del gioco siamo abbastanza buoni. Una volta che comprendiamo fiducia, come abbiamo fatto oggi, per a lungo tratto con la battuta, secondo me siamo buoni, ancora siamo in fase di crescita, però insomma, vincere è sempre bello. Hai allenato Napoli. Lo usi tantissimo, c'è una scelta dietro questo? Abbiamo vinto, quindi io gioco per vincere, non c'è altra risposta che posso dare, io quello che vedo, faccio, è stato bravo oggi, secondo me ha attaccato molto bene, non mi sembra di aver dato pochi palloni. A me adesso non so le statistiche, ma secondo me gli hanno dati abbastanza, ma poi siamo una squadra e dobbiamo vincere, quindi chi attacca di più, chi attacca di meno non mi interessa, bisogna vincere, mettere giù la palla e tutti quanti loro, gli attaccanti, lo sanno, quindi una volta attaccherà più Zaitsev, un'altra volta attaccherà più Osmani, un'altra volta Micheletto, quindi come dico, è uno sport di squadra e vogliamo vincere, punto e basta. Grazie. Simone, just one question.